deciso di lasciare perché non ci sono più le condizioni né dal punto di vista economico né dal punto di vista, penso, della fiducia, che alla base principale fa parte anche dei tifosi, della persona Silvia Alessi, e quindi non riconoscendo quello che io ho realizzato in questi anni, sicuramente pensando solo alle problematiche degli ultimi tre anni, dove io mi sono ritrovato in un primo tempo a subire delle decisioni di chi ha amministrato questa società, mettendoci anche capitali, e poi le scelte che ho dovuto fare dal mese di maggio, dal mese di giugno a oggi, quando ho iscritto questa squadra, tra mille difficoltà, e mi sono fatto carico, per l'amore della squadra del Grigento, della città del Grigento e dell'Agricas, mi sono fatto carico di firmare da solo, pur essendo titolare di una quota del 12%, una fiduzione totalitaria del 100%, per appunto permettere alla squadra di disputare questo nuovo campionato. Ho sopportato e ho supportato la squadra economicamente fino a oggi, da giugno, da solo, tra mille difficoltà. Ho fatto centinaia di appelli a dire che io da solo non potevo andare avanti, ho tirato questa carretta avanti fino a oggi, non facendo mancare nulla, e ripeto nulla, a questi ragazzi, a questi giocatori che con molta sincerità devo dire sono gli unici che oggi stanno un po' cercando di dimostrare un minimo di attaccamento a questa maglia. Nessuno oggi mi ha supportato in questa avventura. Abbiamo assistito a diverse trattative, per ultima questa con gli iraniani, che pur dicendosi interessati all'acquisizione, però ci prospettano dei tempi molto lunghi per quanto riguarda, ma non per colpa loro, ma per la burocrazia e per il fatto che loro sono un paese che oggi è uscito poco dall'embargo e per altre problematiche loro. Io non sono più nelle condizioni di sopportare ancora economicamente questa squadra. Ho parlato con i giocatori, ho detto loro che era importante che io comunicassi la situazione attuale della società, già erano già quasi a conoscenza, però ho detto: guardate, io non ho più la possibilità di andare avanti in questo senso. Se c'è qualcuno che ha intravede il proprio futuro lontano dal Grigento e più roseo, che faccia delle scelte, le faccia prima del 31. Non ho assolutamente intenzione, per come mi si accusa, di giocare con la Berezzi. Ho solo detto ai propri giocatori che io da solo non sono più nelle condizioni di portare avanti la squadra, quindi che facciano le loro considerazioni e prendano le loro decisioni in massima serenità e tranquillità. Dopodiché ho subito anche degli attacchi da parte della tifoseria, che non mi hanno detto che non sono più gradito alla dirigenza, ne prendo atto, ma non faccio un passo indietro solo per questo, faccio un passo indietro perché ho capito che vicino a questa squadra non si vuole avvicinare nessuno. È come se questa squadra avesse la fogna, è come se l'Agricas oggi non interessa a nessuno. Io da solo non sono più nelle condizioni di portarla avanti, quindi oggi faccio un passo indietro e rimetto la squadra nelle mani, essendo la squadra della città di Grigento, la rimetto nelle mani dell'amministrazione comunale, che capisco che non ha la bacchetta magica, la rimetto nella squadra dei tifosi, che decidono loro tutti insieme il futuro di questa squadra. Io, per quanto mi riguardo, faccio un passo indietro e lo faccio a malincuore, perché ho dato tanto all'Agricas, ho ricevuto tanto dall'Agricas, però è chiaro che tutte le cose hanno